Buongiorno a tutti e grazie. Benvenuti al Politecnico di Torino. Io sono Eugenio Mundula, sono uno studente qui al quinto anno di ingegneria aerospaziale e sono anche speaker della radio di Ateneo, Onde Quadre. E sono appunto qui per introdurvi a questa conferenza introduttiva della manifestazione Orientati al futuro. La manifestazione ha lo scopo di raccontarvi quello che è un'università e spiegarvi qual è il ruolo del Politecnico di Torino e cosa ha da offrirvi e anche da offrirci. Interverranno nell'ordine il nostro rettore, il professor Guido Saracco, il vicerettore alla didattica, il professor Sebastiano Foti, e il referente per il rettore all'orientamento, il professor Gianluca Piccinini. La presentazione durerà circa un'ora, al termine della quale è previsto uno spazio domande, sia qui in sala, sia, come potete vedere sugli schermi, attraverso i nostri canali social, quali Facebook, attraverso la pagina di Ateneo, o il numero 331-677-5521 attraverso WhatsApp. Invito quindi ora sul palco il rettore del Politecnico di Torino, il professor Guido Saracco. Grazie. Allora, intanto un benvenuti a tutti voi. Voi state per fare una scelta importante, quella di entrare in un'università. È una cosa che vi fa onore perché volete crescere personalmente e poi darete il vostro contributo alla crescita di questo paese. Il benvenuto ve lo do anche a nome di una città splendida che è stata addirittura capitale d'Italia, ma il Politecnico di Torino è nato ancora prima di questo, in questa sede, il Castello del Valentino, una sede molto antica, e poi il posto dove siamo adesso è nato nel 1956-58. Le sedi del Politecnico sono quattro. Nella sede del Castello del Valentino abbiamo i corsi in architettura e in pianificazione territoriale. Nella sede dove siamo adesso, quella chiamata centrale, facciamo le ingegnerie. Quella che è la ingegneria dell'autoveicolo, che sta insieme al disegno industriale nella sede della cittadella del design della mobilità sostenibile, che è a Mirafiori, il posto dove la Fiat un tempo costruiva tantissimi veicoli. Oggi, come sapete, questo non capita più tantissimo qua a Torino, capita più nel sud Italia o in tutto il mondo, in quanto si è internazionalizzata molto, tra l'altro con un notevole successo. Questa città deve moltissimo alla Fiat, ha raggiunto un picco storico di popolazione nei primi anni 70, eravamo 1.200.000 persone, moltissimi erano gli immigrati dal sud Italia. Oggi siamo un po' meno di 900.000 persone, che rende questa città molto piacevole e ben vivibile da un certo punto di vista, ma anche in cerca di una vocazione, a cui questo Ateneo può dare sicuramente dei suggerimenti, può lavorare in questa direzione. Esiste poi un'ulteriore sede, sempre legata alla Fiat, non a caso, che è quella del Lingotto, dove facciamo i nostri master, cioè quella formazione che magari qualcuno di voi, dopo essersi laureato, seguirà per specializzarsi in qualcosa di particolarmente interessante. Fin dall'inizio della sua storia, il Politecnico ha quindi significato molto per il territorio che lo ospita e più in generale per il nostro paese. Non dimentichiamo che noi siamo finanziati per metà proprio dal Ministero. Noi abbiamo un bilancio di circa 300 milioni di euro, più di 150 arrivano dal nostro Ministero di riferimento, quello della Università e della Ricerca. Nel primo cinquantennio della sua storia ha ospitato degli scienziati che hanno fatto delle cose egregie. Tra i professori del Politecnico c'era Ascanio Sobrero, che ha inventato la nitroglicerina. Dite, ma cosa serve? Serve, per esempio, nelle miniere per scovare sempre più materiali nuovi, così. Questo era un impiego ben celebre. Poi abbiamo ospitato Galileo Ferraris, nome che ricorre tantissimo ancora oggi. A lui sono stati intitolati qui un corso di un dipartimento, ma tanti palazzi, tanti centri ricerca. Lui ha inventato il motore a combustione, il motore a induzione. Mentre Arton,
era un nostro studente. Arton veniva dalla Puglia. Io mi immagino che molti di voi arrivino da quella regione d'Italia, come pure dalla Sicilia, perché questo un pochettino si ricollega a quello che erano i parenti che venivano a lavorare alla Fiat, che hanno creato qua delle case, un sistema di accoglienza, una rete di relazioni importante. Arton aveva lavorato al radiogoniometro, che è un sistema che riusciva a cogliere dei segnali da una sorgente puntiforme, elemento questo essenziale. Ma poi abbiamo avuto professori che hanno inventato tante cose, ma abbiamo anche laureato la prima donna ingegnere d'Europa. Si chiamava Emma Strada, era un ingegnere civile, e nel 1908 questo è capitato. Nell'ambito delle costruzioni, Colonnetti e poi il suo allievo Levi hanno usato il cemento armato, calcestruzzo armato precompresso, per fare delle costruzioni come il Palazzo Vela, che è entrato un po' nell'immaginario collettivo di tutti noi. Nell'ambito dell'aerodinamica avevamo professori che erano in grado di progettare già 50 anni fa alianti piuttosto che veicoli come quello che vedete in alto a destra, da una aerodinamica molto particolare e molto moderna, come dire. Abbiamo avuto grandi architetti come Carlo Mollino o come Isola e Gabetti, che sono, hanno creato uno dei più importanti studi di architettura moderna. Abbiamo avuto tra i nostri studenti Corradino D'Ascanio. Cosa ha fatto? Ha progettato la Vespa, questo motociclo che ha cambiato la vita di tante persone, eh? È tipicamente uno dei brand made in Italy più importanti. Ma tra i professori del Politecnico c'era Dante Giacosa, che ha progettato la 500 e ancora prima la Topolino, mitici autoveicoli. Sergio Pininfarina si è laureato da noi, è stato fondamentale nel design, nel creare un'azienda che ancora oggi porta il nome dell'Italia ovunque. E voglio ancora citare, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione, la dinastia degli Olivetti, che hanno creato questa azienda. Un'azienda che era molto legata a un'economia locale, nazionale, che faceva con Adriano Olivetti dell'impatto sociale una delle prerogative delle aziende. L'azienda per Adriano Olivetti era il luogo dove si faceva competizione, si producevano delle cose, ma si dava anche un ritorno alla società. Questo era possibile nel momento in cui l'economia globale non dettava le sue, devo dire, tristi regole. L'economia globale ha segnato un pochettino il nostro paese, perché alla fine, in ragione di una competizione estesa a livello internazionale e di un costo del lavoro che in certi paesi è molto più basso che da noi, ha portato le produzioni a migrare all'estero. E per questo motivo il Politecnico, per continuare a svolgere quel ruolo di sviluppo del territorio, del suo paese, deve aggiornarsi, perché è tutto molto più complesso. Ci sono problematiche tipiche di questi giorni, oltre alla disoccupazione legata alla economia globale, abbiamo l'invecchiamento della popolazione, la rivoluzione digitale, i cambiamenti climatici. Passiamo attraverso un excursus di queste grandissime novità che cambiano le dinamiche sociali, cambiano le prospettive di questo periodo storico, attraverso un filmato che ci è stato dato da un partner, che è l'Innovation Center della Intesa San Paolo. Nasceranno sempre più grandi città rispetto a un tempo, i cambiamenti climatici andranno a colpire sempre di più, bisognerà porre rimedio, ci sarà scarsità di acqua in alcune parti del mondo almeno. L'industria 4.0 è pervasiva, toglie occupazione ma consente ancora di produrre assieme all'internet delle cose in modo efficace alla nostra impresa. Anche questo pervaderà le coltivazioni agricole con droni e altre cose. L'importanza dell'informazione è fondamentale, i big data sono un elemento essenziale, quasi di potere. Si andrà verso la realtà virtuale come un elemento essenziale, e i sistemi informatici saranno in grado di cogliere qualsiasi istante della nostra vita o interagire nelle transazioni economiche, oppure presenti nei nostri elettrodomestici, tutto sarà interconnesso. L'intelligenza artificiale infine sta facendo passi da giganti, e per quanto il mio amico professor Mario Rosetti dica che il nostro cervello è imbattibile, io temo che piano piano arriverà a superarci. Bene,
Ma voi siete qui per riuscire a tenere il passo coi tempi e noi siamo qui per questo, per continuare a esercitare in modo libero e indipendente, come un'istituzione pubblica deve fare, questa azione di educazione nei vostri confronti. Siete in un'università, state per imparare un metodo di apprendimento che non vi abbandonerà più per tutta la vostra vita. Ora, molti di voi si rivolgono a noi per un problema occupazionale, dico io vado al Politecnico perché alla fine ho più possibilità di trovare un posto di lavoro. E questo è abbastanza vero, noi abbiamo avuto nelle ultime rilevazioni particolare successo, cioè rispetto alla media nazionale garantiamo un posto di lavoro con maggiore frequenza. Al di là del fatto addirittura che un parametro che riferisce il grado di occupabilità dei laureati al contesto nazionale ci porta addirittura al primo posto mondiale, questo è capitato quest'anno, con questo ranking in particolare. Il fatto è che queste persone, nostri ex allievi che occupano oggi delle posizioni importanti nel sistema produttivo e nel terziario del nostro paese, hanno ricevuto una formazione tradizionale fatta di forti basi teoriche, un progressivo stratificarsi di conoscenze secondo un modello classico che noi al Politecnico così bene sappiamo fornire. Ma probabilmente i lavori che fanno loro cambieranno nel tempo e questa è la sfida che sta di fronte a noi. Cercare di dare a voi in futuro degli strumenti nuovi per un mondo che cambia rapidissimamente. In qualche modo, con questo filmato, noi cercheremo di premiare la vostra capacità di relazionarsi l'uno con l'altro in team di lavoro che possono progettare cose nuove, che possono costruire dei prototipi. Una delle nostre prerogative che andrà sicuramente ad espandersi sono i team studenteschi, qui vedete degli esempi. Costruiamo biciclette, barche a vela, auto da corsa nei team studenteschi e questo sono riconosciuti come crediti. Nel secolo che viviamo la capacità il senso critico deve essere al primo posto, la responsabilità sociale di voi come professionisti deve essere al primo posto. Non è più possibile semplicemente fare un lavoro stereotipato, l'ingegnere deve essere molto di più, deve essere anche un po' un sociologo per capire meglio i disagi a cui deve porre rimedio con delle tecnologie. Deve essere un economista, un giurista, deve ricevere anche queste basi al fianco della matematica, la fisica, la chimica dei primi anni, perché solo con questa conoscenza si daranno le risposte tecnologiche giuste, sempre in team, solo con questa conoscenza si saprà come una tecnologia può meglio avere successo all'interno del mondo del lavoro. Bene. Questo cercheremo di darvi, anche un pochettino noi professori, cambiando con voi, cercando di costruire aule che non siano solo come questa, una specie di cinematografo in cui un docente vi dà delle informazioni, voi le recepite e me le risputate all'esame, ma cercando di farvi protagonisti del vostro percorso di apprendimento il più possibile. Questo è compatibile solo con investimenti anche in aule che consentano di mettersi intorno a un tavolo a lavorare, come avete visto nel precedente filmato, luoghi dove in laboratori possiate costruire insieme i vostri prototipi e così via. Questo vorrei che capitasse in un campus che sia attraente, sostenibile, un motore di cultura, non semplicemente nozioni ingegneristiche o architettoniche o quant'altro, ma anche un luogo dove sia piacevole vivere ed operare, dove ci siano energie rinnovabili, ci siano spazi dove fare anche delle hackathon. Sapete cosa sono le hackathon? Queste grandi giornate in cui ci si arrovella per risolvere un problema. Ci sia lo sport, perché lo sport è maestro di vita. Nel vostro percorso formativo avrete degli insuccessi, è inevitabile, ma questo fa parte anche del nostro desiderio di formare
degli uomini e delle donne responsabili, capaci di non smontarsi, di risalire la corrente, di dare un impulso al nostro lavoro. Perdere è possibile, ma è formativo tanto quanto vincere ogni tanto. E con questo che vorrei parafrasare un famoso discorso di Papa Giovanni Paolo, il discorso della Luna. Ovviamente sono infinitamente lontano da quella, da quell'essere eccellente che era lui. Peraltro di queste cose parlo spesso con il nostro parroco Don Luca Peyron, che è qui peraltro in sala. Lui disse: quando tornate a casa, disse ai fedeli, quando tornate a casa date una carezza ai vostri bambini e dite che gliela dà il Papa. Io vorrei invitarvi, quando tornate a casa, a dare una carezza ai vostri genitori, ma fatelo perché magari gli volete bene, perché sapete quanto sono preoccupati del vostro futuro. Però portate questo messaggio da parte del rettore del Politecnico di Torino. Tranquilli, adesso c'è il Politecnico. Grazie. Un ringraziamento al nostro rettore, professor Guido Saracco, un saluto. E proseguiamo quindi con la presentazione. Vi invito nuovamente, se avete delle domande da porre, a rivolvervi ai nostri canali social, quali Facebook e WhatsApp. E adesso, per ulteriori informazioni e opportunità che sono offerte dal nostro Politecnico, invito sul palco il vice rettore alla didattica, il professor Sebastiano Foti, e il referente del rettore all'orientamento, il professor Gianluca Piccinini. Grazie, grazie mille, grazie a tutti i presenti, al rettore che ci ha rivolto il saluto iniziale. Adesso io e Gianluca entreremo un po' più nel dettaglio di quelli che sono, da un lato, di quello che è il Politecnico dal punto di vista della formazione, dall'altro quello che è il modo in cui si accede al Politecnico, ci si orienta arrivando al Politecnico. Inizio con alcuni numeri, ma i numeri in questo caso non sono sicuramente freddi numeri. Questi numeri parlano di una comunità molto grande, e io, per me che vengo da un paese che più o meno ha quella dimensione, arrivando al Politecnico a suo tempo era stata un'impressione molto forte. Oggi devo dire che anche rispetto al passato siamo sempre di più una comunità, io vedo nuovi spazi, nuove interazioni tra gli studenti, siamo sempre più una comunità grazie anche al fatto che non solo una parte di questa comunità viene da altre parti d'Italia, ma oggi una larga parte di questa comunità viene anche dall'estero. Questo è un aspetto importante perché dà sempre una possibilità di crescita differente, incontrare la diversità è un modo per crescere, i nostri studenti apprezzano, amano molto questo crescere in un ambiente multiculturale. L'altro aspetto molto rilevante, gli altri numeri molto rilevanti, per quanto in Italia forse siamo un po' meno abituati a guardarli, sono i numeri che riguardano la collocazione del Politecnico a livello internazionale nell'ambito delle grandi università. Cioè, se andiamo a vedere come avviene il percorso di scelta di un'università in altri paesi, qua faccio riferimento per esempio agli Stati Uniti, uno studente la prima cosa che fa per andare a scegliere un'università è andare a guardare i ranking internazionali. Ora, forse non bisogna dare troppa, un'eccessiva enfasi a questo aspetto, perché invece in realtà io direi quello che uno studente deve guardare in primo luogo è l'ambiente che lo accoglie, quindi la qualità della formazione e la qualità umana anche dei docenti che incontrerà, ma questo è molto più difficile da percepire se non abbiamo dei numeri che ci danno un inquadramento. Allora, questi numeri per esempio ci danno un inquadramento della posizione del Politecnico all'interno delle diverse università internazionali, e non bisogna sottostimarli, cioè non è che vedendo qui numeri 20, 33, 24, 34, che sono delle posizioni che sembrano anche delle posizioni basse, diciamo, ma allora a livello internazionale siamo messi relativamente male. Invece no, se provate a normalizzare questi numeri per le risorse che sono a disposizione delle università che ci precedono, vedete che noi sicuramente scaleremo e di molto queste classifiche. Quindi comunque, diciamo, state prendendo in considerazione l'opportunità di entrare in un'università che
ha la possibilità di fornirvi, di darvi molto. Cosa può fornirvi? Intanto un percorso formativo. Spesso il percorso formativo che siamo abituati a guardare un po' di anni fa era il percorso della laurea, punto e basta, diciamo, tra virgolette. Poi si è aggiunto il percorso formativo del dottorato e poi è arrivata un po' la rivoluzione di scindere la laurea in due parti, un primo livello e un secondo livello. Oggi al Politecnico ci sono 22 lauree triennali, 29 lauree magistrali e 16 corsi di dottorato, che rappresenta il culmine della formazione. Anche da questo punto di vista, se passiamo a una scala internazionale, è una prospettiva importante. Il dottorato rappresenta una parte integrante dei percorsi formativi e questa offerta qui, diciamo, è quella che potrete esaminare andando a vedere un po' come sono disposti gli stand che abbiamo a disposizione nel nostro Salone dell'Orientamento. Il Salone dell'Orientamento è ormai un'iniziativa molto ben consolidata, è molti anni ormai che viene portata avanti ed è organizzata grazie a questo sempre meglio. Quello che vedete qui è sostanzialmente questi colori, queste bande che vedete nelle prossime due slide, sono i colori che ritroverete andando nel Salone dell'Orientamento associato ai diversi percorsi. Allora troverete ovviamente tutte le informazioni relative all'area dell'architettura, del design e della pianificazione territoriale e urbanistica. Troverete tutte le informazioni relative ai percorsi dell'area dell'ingegneria, che noi tipicamente suddividiamo in quattro macro aree: l'ingegneria industriale, l'ingegneria delle costruzioni e ambientale, l'ingegneria dell'informazione e l'ingegneria gestionale. Di nuovo, questi colori sono quelli che vi accompagnano nel Salone dell'Orientamento. Qua un invito importante che vorrei fare a tutti voi che siete qui per orientarvi è cercare di entrare nel Salone dell'Orientamento con la mente sgombra, cioè cercate di entrare senza, chiaramente ciascuno di voi avrà già in parte le idee chiare, avrà già un'idea di qual è il percorso che vuole seguire, ma cercate di dimenticarlo per un giorno, andate a vedere tutti i diversi stand, perché poi a volte si parte da un'idea, da un preconcetto, perché magari uno si era fatto l'idea di cosa fosse un determinato percorso di laurea, invece qui avete la possibilità di scoprire di nuovo la diversità, di scoprire quali sono le altre opzioni, e allora magari non è detto che potreste anche cambiare idea. Il Politecnico, oltre a offrirvi il percorso formativo, diciamo, tradizionale, standard, ha affiancato in questi ultimi anni delle iniziative che vanno a completare il percorso formativo dei nostri studenti. Sono iniziative collocate sui diversi livelli di formazione che abbiamo visto prima, così per esempio sul primo livello abbiamo l'iniziativa cosiddetta dei talenti, sul secondo livello abbiamo l'Alta Scuola Politecnica fatta congiuntamente al Politecnico di Milano. Sono opportunità di crescita aggiuntive. Sono anche dei laboratori, tra virgolette, di esperienze, di nuove esperienze. Come ci diceva prima il Rettore, la società evolve, le conoscenze che bisogna avere evolvono e quindi anche la capacità di lavorare in gruppo. Queste sono esperienze particolari all'interno del percorso formativo che danno un po' quella spinta lì, e nei prossimi anni è nostra ferma intenzione trasferire queste esperienze all'interno dei percorsi formativi, di tutti i percorsi formativi. E ci sono pure tutta una serie di, tra virgolette, corollari, no? Abbiamo preparato queste due slide per succintamente dirvi cos'è che uno studente che arriva al Politecnico avrà a disposizione. Adesso chiaramente non voglio entrare nei dettagli, ovviamente cerchiamo di essere il più attivi possibile per quello che consentono le risorse dell'Ateneo per sostenere, quindi sostenere il diritto allo studio e aiutarvi in questo percorso. In questo l'Ateneo, diciamo, fortunatamente in questi ultimi anni ha avuto la possibilità, grazie al lavoro di tutto il suo personale, di espandere un po' le sue capacità economiche, quindi parte di queste capacità economiche sono state riversate sugli studenti in forma di diversi sostegni economici e facilitazioni. Ve ne cito solo un paio. Vi cito la possibilità che abbiamo dato nell'ultimo anno e che adesso rinnoveremo di avere la possibilità di
diciamo, di un sostegno per quanto riguarda la mobilità. Crediamo nelle nuove forme di mobilità e crediamo nel fatto che la mobilità debba quanto più possibile essere incentrata da un lato sul trasporto pubblico, dall'altro su altre forme più innovative di mobilità. Per far questo diamo adesso agli studenti la possibilità, ovviamente in relazione alle fasce economiche di reddito delle famiglie, di avere l'abbonamento, di avere il rimborso dell'abbonamento alla GTT. L'altra iniziativa molto importante, e questa penso che da un punto di vista culturale sia veramente una grande opportunità per tutti i nostri studenti, e qui è un'opportunità basata sostanzialmente sul merito degli studenti, quella di avere a disposizione la tessera musei e quindi ampliare di nuovo l'orizzonte culturale. Come ci diceva prima il rettore, la cultura deve essere trasversale, quindi quale miglior partner che i musei che stanno sul nostro territorio per aiutarci ad avere una cultura trasversale. Inoltre abbiamo tutta una serie di servizi che adesso non sto qui ad elencare uno per uno, li trovate un po' descritti all'interno di questa slide, però avrei piacere, al di là dei singoli punti che vedete descritti e che vedete nelle immagini, di invitare anche qui sul palco il professor Riccardo Delicio, che è il presidente del CUS Torino, quindi è il riferimento sostanzialmente per quanto riguarda tutte le attività sportive, quindi lascio a lui la parola per parlarvi un attimo delle attività sportive che accompagnano i percorsi accademici nostri e delle altre università sul territorio. Grazie. Ciao ragazzi. Beh, intanto io credo di potervi dire che siete capitati nell'ateneo giusto, al momento giusto, in una città giusta. Perciò davvero respirate quello che state vivendo in questi giorni. L'attività sportiva qui al Politecnico si fa seriamente ed è un elemento di formazione del vostro percorso, studentesco. Guai ad abbandonare lo sport che avete praticato fino a ieri. Qui si può fare tutto, ci sono circa 100 attività sportive. Curiosamente dovete avere il coraggio di andare a vedere i siti. E poi la cosa fondamentale, qui ci sono 93 popolazioni studentesche. In questo interscambio è straordinario, perciò riuscirete a conoscere amici, studenti che sono il futuro del mondo, che grazie allo sport e grazie a quello che farete al Politecnico ci sarà integrazione, socializzazione, momenti di grande festa. E il grande risultato lo vedete qua. 10 anni fa fare l'ingegnere qua, 15 anni fa, era molto settoriale. Oggi che vivrete l'università 10-15 ore al giorno, lo sport la farà da padrona. Siamo riusciti a fare anche la gara dentro i corridoi del Politecnico. Io credo che questo sia l'emblema del cambiamento epocale che sta avvenendo in questo mandato del rettore nuovo, con mondo universitario nuovo, per cui molto probabilmente si sta pensando di costruire anche un impianto sportivo dentro l'ateneo. Per cui voi, mentre studiate, 2 ore libere, potete andare a fare attività, tornare in laboratorio, tornare a studiare. Beh, io credo che questo sia il cambiamento epocale anche in una città straordinaria come Torino. Godetevela in questi giorni, ma poi se avrete la fortuna di stare qua dentro, davvero in maniera curiosa, guardate tutto quello che vi propone e vi dà il Politecnico di Torino. Ciao ragazzi, benvenuti. Grazie a voi. Allora, per andare avanti, adesso vi ricordo che avete la possibilità di formulare delle domande, alla fine le potrete fare di persona, adesso avete la possibilità di farlo attraverso i social. Adesso passo la parola a Gianluca, che ci darà un po' un quadro su quella che è la dimensione internazionale del nostro Ateneo. Grazie. Grazie Sebastiano. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti qui al Politecnico di Torino. Giornate per voi cruciali per un futuro che ovviamente molto dipenderà dalle decisioni che prenderete oggi o nei giorni a venire. Allora, decidere, orientarsi, quindi in un contesto anche complesso come quello che il rettore in qualche modo ci ha descritto
nel discorso di apertura richiede capacità, ma sappiamo bene che la capacità del decisore non è sufficiente. Per decidere bene bisogna avere visibilità. Visibilità consiste ovviamente nell'avere la massima quantità di informazione su quelle che sono le alternative, le opportunità che questa università in qualche modo potrà fornirvi. Allora, io cercherò in qualche modo, proprio usando come chiave di lettura delle parole che sto per dirvi, la visibilità, farvi capire come questi giorni, ma soprattutto se poi diventerete studenti di questo Ateneo, guadagnerete progressivamente visibilità sul mondo e su quelle che potranno essere gli ambiti di decisione che vi aspetteranno. Allora, come diceva Sebastiano, cercherò di raccontarvi qualcosa sull'internazionalizzazione. Come vi ha già detto, il nostro è un Ateneo internazionale. Un Ateneo internazionale perché lo vedete semplicemente da questi numeri. Nel giro di 15-20 anni il numero di studenti internazionali è cresciuto moltissimo. Oggi sono circa il 15% degli iscritti complessivi e sono davvero tanti. Allora, il fatto che questo sia diventato un Ateneo internazionale ha avuto delle grandi conseguenze. Io mi sono occupato di internazionalizzazione per molti anni e devo dirvi che la presenza di un così grande numero di studenti internazionali ha modificato profondamente la sensibilità dei docenti, dell'organizzazione intera dell'Ateneo in termini di qualità di servizio e di disponibilità nei confronti di persone che magari hanno una cultura, un modo di approcciarsi ai problemi molto diverso dal nostro. Quindi per voi questa è una prima grande opportunità. Potete fare il primo anno in inglese se lo volete, ad esempio per molti corsi dell'ingegneria. Avete la possibilità di selezionare corsi completamente in inglese, sia nell'area industriale che nell'area dell'informazione. Potete comunque, durante il vostro studio qui, avere relazioni strette con studenti che arrivano da più di 140 paesi al mondo. Quindi devo dire che questa è davvero una grandissima opportunità. Però forse voi questa la gradirete, l'apprezzerete veramente nel momento in cui sarete qui. Forse adesso, nel momento della decisione, visibilità per voi vuol dire: ma se vengo a studiare qui posso completare la mia formazione con un periodo di studio all'estero? E la risposta è sicuramente sì. Vedete che dai numeri qui circa 1500 studenti ogni anno hanno una possibilità di avere un'esperienza internazionale, circa uno su tre. Tenete conto che ogni anno immatricoliamo circa 5.000 nuovi studenti tra architettura e ingegneria. Allora, questa mobilità è basata su diversi schemi, quindi potrete fare tesi, tirocinio, doppio titolo. Adesso non abbiamo tempo di entrare nel dettaglio, però quello che voglio dirvi è che avrete davvero l'opportunità di fare un periodo di 6 mesi, un anno e mezzo, presso un'altra università. Allora, come in questo filmato, spero che anche voi sarete un tassello di questo processo di internazionalizzazione. Sarete un tassello, ovviamente, che andrà a coprire un'esperienza che noi speriamo voi selezionerete con l'aiuto dei nostri delegati, delle persone che incontrerete negli anni a venire, che vi suggeriranno quale sarà la migliore tipologia di esperienza internazionale che potrete effettuare. Qui vedete tre possibilità, sono solo tre esempi, ma per farvi capire qual è lo spirito. Il Politecnico di Torino ha cominciato all'inizio degli anni 90, forse prima università in Italia, tra le prime in Europa, a pensare a progetti integrati di formazione, quindi sono dei progetti che noi chiamiamo congiunti con altre università. Allora, in questo caso vedete che c'è la Tongji University a Shanghai, dove il Politecnico ha un campus. Gli studenti, durante il loro primo anno, nell'area sia dell'ingegneria industriale che dell'ingegneria dell'informazione, possono essere selezionati e sulla base, quindi, di una graduatoria di merito, potranno andare a fare il loro secondo anno a Shanghai. Durante questo secondo anno avranno professori
sia del Politecnico di Torino e in maggior parte docenti cinesi. I corsi sono ovviamente in lingua inglese, anche se già durante il primo anno, ad esempio, gli studenti che partecipano a questo progetto studieranno il cinese. Allora, è un'esperienza molto importante. Come tutte le esperienze di mobilità, quello che fate all'estero vi viene riconosciuto integralmente nella vostra carriera. Questo è uno dei principi fondamentali che, su quale si basa il progetto Erasmus, che è il motore, diciamo, che sta dietro a tutte queste attività, e quindi vi dà la massima garanzia che tutti gli sforzi che voi farete durante il periodo internazionale vi saranno completamente riconosciuti. Altri due esempi interessanti sono quelli che vedete all'Università di Windsor in Canada e presso l'Università di Chicago. Allora, questi sono due progetti che invece riguardano le lauree magistrali. Anche in questo caso fate 6 mesi, un anno presso l'università straniera e avrete il doppio titolo. Cioè, il concetto di doppio titolo è un concetto importante: voi avrete la laurea del Politecnico di Torino e la laurea dell'università che vi ha ospitato. Allora, ancora una cosa importante, ne ha già parlato il Rettore, questo sarà uno dei punti, insieme all'internazionalizzazione, focale per i prossimi anni di questo Ateneo. L'ingegnere, l'architetto e soprattutto un artefice, è una persona che è in grado di trasformare le idee, grazie alle competenze teoriche e tecnologiche, in realtà. Allora, i team studenteschi sono davvero una realtà che vi invitiamo ad esplorare, lo potete già fare al Salone dell'Orientamento durante questi giorni, quindi ci sono gli stand, andate a chiedere, potrete candidarvi per far parte di questi team. Durante queste attività voi porterete a termine dei progetti reali, quindi arriverete alla costruzione di prototipi o alla dimostrazione della fattibilità di un'idea, e quindi vi invitiamo caldamente a informarvi. Grazie. Allora, vediamo adesso qualcosa su quanto riguarda questa volta l'orientamento in uscita, cioè cosa succede dopo il Politecnico. Già il Rettore in parte vi ha accennato a questa tematica, uno dei nostri punti di forza, uno dei nostri punti di orgoglio soprattutto, il fatto che i nostri laureati trovano collocazione nel mondo del lavoro in maniera relativamente rapida e trovano collocazione nel mondo del lavoro, diciamo, in tempi che appunto sono consoni rispetto al tempo che hanno impiegato per arrivare a questo importante traguardo. E vedete qua alcuni numeri sul numero di laureati del Politecnico al primo livello e al secondo livello. È vero che in quel percorso che abbiamo visto prima la maggior parte dei nostri studenti proseguono dopo il primo livello su un percorso di laurea magistrale. Alcuni di voi sono oggi qui proprio per valutare la possibilità già direttamente arrivando da altre istituzioni, valutare la possibilità di una laurea magistrale al Politecnico. Questi dati sull'occupazione ci fanno vedere come effettivamente possiamo dire di collocarci rispetto alla media nazionale in maniera più che positiva. Questo percorso di avvicinamento al mondo del lavoro è per noi, da noi considerato un aspetto molto rilevante del percorso formativo, tant'è che molti dei nostri corsi di laurea prevedono la possibilità, praticamente tutti i nostri corsi di laurea prevedono la possibilità di svolgere dei tirocini curricolari durante gli studi, o in alternativa cerchiamo di aiutare i nostri studenti anche nella fase di uscita, nel reperimento di possibilità di tirocini curricolari a fine degli studi, extracurricolari, scusate, alla fine degli studi. Quindi il nostro ufficio Stage and Job in pratica sarà a vostra disposizione, qualora decideste di entrare, di far parte di questa comunità, per aiutarvi appunto in questa ricerca, ed è anche un qualcosa che è nostra intenzione potenziare il più possibile nel futuro. Rappresenta un'interfaccia importante tra l'università e le aziende, soprattutto le aziende che abbiamo sul nostro territorio. Questi sono alcuni dati sui tirocini che sono stati attivati, vedete che i numeri sono importanti, vi fanno proprio capire come praticamente quasi tutti i nostri studenti hanno un'esperienza di tirocinio. Se mettiamo insieme questi dati con i dati sull'internazionalizzazione, capite che il percorso formativo non è esclusivamente fatto dell'apprendimento nelle nostre aule, ma diciamo noi cerchiamo anche di stimolare molto delle attività esterne che possano completare la formazione rispetto a quello che apprendete qui nelle,
nelle nostre aule. Questo, le attività relative al cosiddetto placement, alla collocazione nel mondo del lavoro, sono per noi delle attività, anche queste molto importanti, che queste portate avanti dal nostro ufficio di Stage and Job, che vedono la concretizzazione in diversi eventi specifici, primo fra tutti il Career Day, che si svolge subito a valle dei giorni, delle giornate del Salone dell'Orientamento. Quindi oggi e domani avremo il Salone dell'Orientamento, giovedì avremo il Career Day, che, se volete, in qualche modo, tra virgolette, un orientamento in uscita, cioè un aiuto ai nostri neolaureati o ai nostri laureandi che si accingono a conseguire il titolo, a trovare un'interfaccia con le aziende, a iniziare a dialogare con le aziende per trovare la loro collocazione. Io non vi rubo altro tempo su questo aspetto, ma invece vi passo la parola a Gianluca, che adesso concretamente vi spiegherà qualcosa su come si accede al Politecnico. Grazie Sebastiano. Allora, mi trovo a spiegarvi una parte sulla quale generalmente siete molto sensibili ed è giusto che sia così. Allora, come sapete, il Politecnico di Torino sui corsi di architettura e di ingegneria, architettura, design e pianificazione e l'articolato mondo dell'ingegneria ha stabilito dei numeri programmati. Per quanto riguarda architettura, il discorso è a parte perché segue una normativa nazionale, quindi riprenderò poi l'analisi di come si accede ai corsi di al numero programmato sui corsi di architettura al termine. Invece mi concentro maggiormente su design, pianificazione e su ingegneria. Allora, come vedete, grosso modo noi quest'anno, nell'anno a venire, immatricoleremo più di 5.300 studenti nelle varie aree di formazione. Il numero è davvero grande. Avete sentito dal rettore, da Sebastiano, da quel poco che ho cercato di raccontarvi, che questo Ateneo vi offrirà moltissimi servizi, moltissime opportunità in termini di formazione all'interno delle aule, all'interno dei laboratori, la possibilità di avere delle borse di studio per fare un periodo di studio, di tesi all'estero. Tenete conto, non ve l'ho detto prima, però l'Ateneo investe moltissimo denaro per complementare quello che riceve dal progetto Erasmus a livello di Unione Europea. Quindi l'Ateneo crede fortemente in tutti i servizi accessori che noi diamo agli studenti e questo lo dimostra con un impegno economico tutt'altro che marginale. Capite che ci sono dei limiti in termini di capienza delle aule, di docenza e di risorse finanziarie. Questo ha fatto sì che l'Ateneo da qualche anno si sia dato un numero programmato sui corsi, quindi dovete vederlo come una necessità di garantire un livello di servizio sufficientemente buono su tutti i fronti sui quali in qualche modo ci siamo impegnati. Allora, il TIL, come noi chiamiamo per quanto riguarda design, pianificazione e ingegneria, è un test in laboratorio che ha un duplice scopo. Lo scopo ovviamente è quello di darvi la possibilità di accedere a questi corsi di studio, accedere in termini di ammissione all'interno dei numeri, dei contingenti, chiamiamoli così, programmati di studenti nei vari corsi di studio. Allora, come vedete, il TIL si svolge 5 volte l'anno, quindi una sarà proprio mercoledì, il 18 aprile, in cui sono prenotati moltissimi studenti. Si svolgono qui presso i laboratori informatici del Politecnico di Torino. Avrete modo di farlo anche a luglio e poi a maggio, a luglio e poi alla fine di agosto. Quindi in tutto sono 5. Voi potete fare il TIL, come sapete, una volta per sessione, quindi in linea di principio si può ripetere il test fino a 5 volte l'anno. Io spero che nessuno arrivi a questo livello di fedeltà, però è un'opportunità concreta, un'opportunità perché sappiamo bene che i test spesso si basano anche sul fatto che la giornata non era quella giusta, magari si era agitati, eccetera, eccetera. Quindi lo si può ripetere. Lo si può ripetere, ovviamente, se lo ritiene opportuno, se la valutazione precedente non è soddisfacente. Tenete conto che però vale l'ultima volta che lo fate. Quindi non è che teniamo il meglio tra tutto quello che avete fatto. Si tiene conto solamente dell'ultima prova, quindi dovete fare una valutazione seria di quello che sono le vostre aspettative e la vostra preparazione. Allora, sul TIL vorrei ancora dirvi alcune cose che ritengo importanti. Sui dettagli penso che abbiate modo di trovare sul sito tutte le informazioni, probabilmente su queste cose avete già una buona preparazione di base. Invece quello che vorrei dirvi è che questo test è un test davvero importante. Importante perché ha un aspetto
pratico, cioè quello di rendervi ammissibile ai corsi di studio, però ne ha un altro, secondo me, forse per voi ancora più, come dire, delicato. È una valutazione, è una sorta di autovalutazione. E questo è il motivo per il quale vi chiediamo di venire a fare il test in modo serio, cioè preparandovi e cercando di dare in quel momento il meglio di voi stessi. Non perché vi vogliamo in qualche modo indurre a una, come dire, competitività alla quale crediamo fino a un certo punto, ma soprattutto perché l'esito di un test fatto seriamente può essere da voi stessi valutato come una buona prova per dire sì, probabilmente quel tipo di studi è un tipo di studi adatto a me o no. Quindi per questo motivo pensiamo che sia davvero importante che lo facciate con serietà. È vero che c'è anche una buona correlazione tra come si fa il test e poi quello che saranno l'esito dei vostri studi, ma lo vedo in maniera meno drammatica. Lascio sempre possibilità alle persone di migliorare, penso che ciascuno di noi, soprattutto in questo contesto, possa davvero migliorare moltissimo. Allora, il test come è organizzato? È organizzato in 4 sezioni, sono differenti le sezioni a seconda che sia il TIL per design, pianificazione e ingegneria, però tutti sono contraddistinti da avere 4 sezioni tematiche di durata preordinata, predefinita, di durare complessivamente 90 minuti, quindi avete un'ora e mezza durante la quale dovrete ovviamente concentrarvi e cercare di fare al meglio questo test. Bene, direi che su questa questione moltissime informazioni le potete avere andando anche allo stand dell'orientamento che si trova all'ingresso dello spazio a cui tra poco sarete ammessi. Chiudo invece con architettura. Allora, su architettura il test è unico. È unico perché, come vi dicevo, come per medicina, il numero è un numero programmato a livello nazionale. Quindi gli Atenei non hanno autonomia nel decidere i numeri programmati, così come avviene invece per design, pianificazione e ingegneria. E quindi il Politecnico è assoggettato a una normativa nazionale. Il test è unico e quindi si svolgerà quest'anno giovedì 6 settembre. Quindi per gli aspiranti architetti questa è una prova un pochino più cruciale, perché non ha possibilità d'appello, e quindi di nuovo vi invitiamo a prepararvi con cura, esiste molto materiale, quindi avrete modo di arrivare giovedì 6 settembre in maniera preparata per poter accedere ai corsi di architettura qui al Politecnico di Torino. Bene, direi che questo è quanto, vi ringrazio davvero, spero di incontrarvi oggi nel salone, io cercherò di essere il più possibile lì, se avete da fare delle domande ovviamente, come vi dirà ancora Sebastiano tra poco, avremo modo adesso di dedicare una certa quantità di tempo. Comunque tutte le informazioni le potete trovare a questo indirizzo e ovviamente se volete preimmatricolarvi per svolgere il test dovete andare sotto apply@polito. Allora, grazie Gianluca, adesso prima di cedere la parola a voi per le domande, volevo solamente ricordarvi o illustrarvi brevemente l'organizzazione degli spazi a cui potrete accedere nel Salone dell'Orientamento. Ovviamente queste mappe le trovate poi riprodotte all'ingresso della sede stessa. Vi ricordo quello che vi ho detto prima, cioè che i colori che sono identificati sulla mappa individuano le diverse aree, quindi le diverse aree formative dell'Ateneo, a partire dal rosso architettura, design e pianificazione territoriale, il blu l'ingegneria industriale, l'arancione la sezione di costruzioni e ambiente, il verde l'ingegneria dell'informazione e il viola l'ingegneria gestionale. Questo blocco qui davanti, rappresentato qui su in alto, vicino all'ingresso, è il blocco di cui vi diceva prima Gianluca, dove trovate tutti i servizi, quindi i servizi all'orientamento, quindi tutte le informazioni specifiche, le domande e l'assistenza relativamente soprattutto anche all'ammissione e ai test d'ingresso, potete in qualche modo rivolgerle in questi stand qui su in alto. L'altra cosa importante che vi abbiamo citato prima è che oltre alle aree dedicate ai singoli corsi di laurea abbiamo l'area dedicata ai team studenteschi, quindi sono alcuni stand in cui alcuni dei nostri team, in realtà non tutti, vi mostreranno
praticamente quali sono i prodotti della loro attività, e questo penso che possa essere anche, diciamo, un modo per alleggerire il percorso e per vedere un po' praticamente all'atto pratico cosa poi andrà a fare un ingegnere, un architetto o un pianificatore o qualcuno che lavora nel design. Quindi, diciamo, sono una finestra verso quella che sarà il mondo della professione, ma in realtà implementata già durante il percorso formativo, quindi un forte invito ad andarli a visitare. Io adesso mi fermerei qui proprio per lasciare un po' di spazio alle vostre domande, quindi ci fermiamo qui e aspettiamo le domande. Grazie. Grazie. Grazie al professor Foti e al professor Piccinini, le domande ce le abbiamo già, sono arrivate, ne sono pervenute molte, probabilmente non riusciremo a dare voce a tutte, anche perché tante sono abbastanza dettagliate, perciò vi invitiamo ad approfondire attraverso il salone e gli stand in Corso Castelfidardo, dove tutor appositi potranno darvi informazioni magari sui singoli corsi di laurea. Ragioniamo un po' in modo più generico, abbiamo una domanda abbastanza che può interessare tutti, e cito testualmente: è possibile cambiare ingegneria dopo il primo anno? Con certi vincoli, con certi limiti, cioè i percorsi ad ingegneria, come abbiamo visto, direi tra virgolette purtroppo, ma è un'esigenza legata alla logistica e alle risorse di personale disponibile da parte nostra, sono a numero programmato. Il primo anno è comune, quindi significa che comunque c'è una flessibilità alla fine del primo anno per poter transitare verso altri corsi di ingegneria che non sono quelli in cui ci si è immatricolati. Questa è un'opportunità utile sia per chi dovesse cambiare idea alla luce di quello che è appunto il suo percorso all'interno del Politecnico e degli stimoli che ha ricevuto all'interno del Politecnico, sia è utile per chi magari a fronte del risultato del test di ammissione non ha potuto accedere a quella che era la sua prima scelta. Vi dicevo, c'è questa possibilità, è una possibilità vincolata dal numero programmato comunque, per cui la mobilità non può essere tale da andare a sforare quelli che erano i numeri programmati inizialmente. Fino a questo momento non si è mai verificata la situazione in cui non ci siamo mai ritrovati nella condizione di dover impedire il transito alla fine del primo anno. Però chiaramente non è una garanzia che possiamo fornire a priori. Io ricordo che 4 anni fa lo feci, forse il numero di studenti era anche minore, però insomma l'ho vissuto in prima persona. E un'altra domanda che è arrivata subitissimo, ci si chiede se è un problema arrivare da un'altra facoltà. Non so cosa si intenda del preciso, insomma credo che si rivolga, cioè si chieda a una persona che ha studiato magari un anno una facoltà che non sia tra quelle offerte dal Politecnico. Ma sicuramente non è un problema, se volendo anzi c'è un arricchimento culturale, nel senso che si è già intrapreso un percorso in cui magari si è studiato qualcosa di differente. Ovviamente alcuni crediti formativi, alcuni insegnamenti possono essere riconosciuti, si può chiedere il riconoscimento se ciò che è stato appreso ha un equivalente nei nostri percorsi formativi. Questi saranno valutati dai docenti dei nostri insegnamenti e eventualmente saranno riconosciuti i crediti già acquisiti. Però non è possibile generalizzare, bisogna vedere ovviamente caso per caso. Io ho altre domande, però vorrei prima rivolgere l'attenzione in sala, abbiamo delle possibilità di raggiungervi con dei microfoni, se qualcuno ha delle domande qui presenti senza dover passare attraverso i nostri canali può alzare la mano e interrogarsi. Ne abbiamo già una qui in terza fila, forse, ecco, la raggiungiamo immediatamente. E nel frattempo continuano ad arrivarne di domande, quindi funziona. Grazie. Questo meccanismo. Volevo chiedere, uno, se il test si può fare anche in quarto? Può ripetere, scusa. Se il test si può fare anche in quarto, al quarto anno di liceo. È una domanda che è arrivata anche attraverso WhatsApp, appunto se... È possibile, ma in questo caso
È una, diciamo, un allenamento, nel senso che è un modo per incominciare a capire la propria attitudine, la propria capacità a superare con profitto e con buon punteggio il test, ma non è valido per l'immatricolazione. Quindi per l'immatricolazione è necessario, dovrà ripetere poi il test durante il quinto anno di formazione secondaria. Quindi il risultato in quel momento invece sarà valido per l'immatricolazione. Un'altra cosa? Sì. Volevo chiedere anche quali erano le quattro aree tematiche. Le quattro aree tematiche del test. Il test è suddiviso in quattro sezioni. Allora, dipende se lei fa il TIL di design o di pianificazione o di ingegneria. Allora, diciamo che se ci rifacciamo a quello di ingegneria, c'è una sezione di matematica, una sezione di logica, una sezione di comprensione verbale e una sezione di fisica. Quindi queste sono le quattro sezioni tematiche. Invece, per quanto riguarda design e pianificazione, ci sono anche, a sostituzione di quelle più strettamente tecniche, anche delle sezioni relative a cultura generale. Grazie professore. Qualcun altro ha delle domande in sala? Lassù forse ce n'è una. Sì, vi faccio fare un po' di scale, ragazzi, mi dispiace, ma ci chiedono la parola proprio da in cima. Eccoci. Io ho una figlia che sta completando la laurea triennale a Parma e vorrebbe fare poi la magistrale qui. Dovrebbe finire ora a dicembre, è possibile? Qual è l'iter? Come funziona? Insomma, ecco. Quindi la triennale in un altro ateneo e la magistrale, se c'è la possibilità di svolgerla, sì, qui al Politecnico. Sì, perché comunque in ogni caso, appunto, l'accesso è, il titolo di studio vale comunque per l'accesso. Abbiamo comunque dei requisiti di cui bisogna tener conto, cioè abbiamo una soglia di accesso che riguarda la preparazione sul primo livello, questo è legato al fatto che ci viene richiesto anche a livello ministeriale, a livello nazionale, di avere una verifica dei requisiti dell'accesso. Nel caso specifico, i requisiti all'accesso per il Politecnico di Torino sono una media del 24 durante il percorso formativo di primo livello. Oltre a questo qui abbiamo un requisito linguistico che riguarda la lingua inglese, quindi bisogna che la lingua inglese sia di un livello adeguato rispetto a quello che è lo standard fissato dal Politecnico, che è il livello B2. Comunque queste informazioni le trovate specificate all'interno del sito Apply, dove ci sono anche le tabelle di conversione tra i diversi certificati, cioè le diverse certificazioni di lingua inglese, quindi quale possono essere accettate. Ovviamente a valle di tutto questo c'è anche una valutazione del percorso formativo che si è seguito da un punto di vista degli insegnamenti, cioè ci sono dei requisiti, anche qui ci sono delle tabelle ministeriali, bisogna aver sostenuto un certo numero di esami in ciascuna delle aree, degli insegnamenti di base e degli insegnamenti specifici del settore. Una domanda inerente a quanto affrontato adesso, perché coinvolge soprattutto gli studenti della magistrale, ci si chiede se il percorso di doppio titolo è più lungo del percorso tradizionale. Allora, la risposta è generalmente sì. Allora, come vi ho già detto, il Politecnico di Torino incoraggia e ha investito moltissimo nei percorsi di doppio titolo. L'organizzazione standard, quando parliamo di doppio titolo, parliamo principalmente di percorsi di doppio titolo sulle lauree magistrali, funzionano generalmente così: lo studente frequenta qui l'intero primo anno della laurea magistrale, dopodiché viene selezionato per un programma di doppio titolo durante il primo anno della magistrale, segue l'intero secondo anno presso l'università straniera per il quale è stato selezionato e quindi in questo modo passano due anni completi. Esiste ancora poi la necessità di un ulteriore semestre, generalmente dedicato alla tesi, che viene fatta o nella sede straniera o in tutela tra il Politecnico di Torino e la sede straniera, che rappresenta, diciamo, un aumento, un piccolo carico aggiuntivo rispetto alla durata standard di due anni. Quindi generalmente negli accordi di doppio titolo si hanno due lauree al costo di cinque semestri invece che una laurea al costo di quattro semestri. Direi che comunque mi sembra un prodotto assolutamente conveniente. Grazie. Una domanda un po' pungente, però credo lecita: ci sono molti abbandoni durante e dopo il primo anno?
Sì, esiste una certa percentuale di abbandono, però adesso al di là del numero, io quello che vorrei evidenziare è il fatto che su questo aspetto qui c'è stato negli ultimi anni un netto miglioramento, nel senso che il numero degli abbandoni è diminuito. Il discorso non è così semplice, perché più che gli abbandoni c'è comunque un requisito per l'accesso al secondo anno, quindi i numeri sull'abbandono devono in qualche modo essere poi uniti a quelli che sono invece i numeri relativi a un ritardo. Però comunque diciamo che questi numeri si stanno restringendo grazie al fatto che comunque il livello garantito, anche come diceva prima anche Gianluca, dal fatto che il test di accesso funga anche un po' da orientamento, fa sì che gli studenti che arrivano a immatricolarsi al Politecnico siano diciamo, sempre più preparati a questa avventura che li aspetta. Quindi sì, abbiamo un certo tasso di, ma questo qua diciamo è tradizionale nell'ambito delle ingegnerie, avere un certo tasso di abbandoni, cerchiamo di contenerlo il più possibile. Ovviamente. E prima di salutarci vorrei chiedere se ci sono altre domande in sala. Alziamo sempre la mano e vi raggiungiamo con il microfono. E come bisogna prepararsi per il test? Lo stai chiedendo a me in quanto studente o possiamo rivolgersi ai professori? Entrambi. Dare meglio. No, io mi ricordo che l'avevo preparato attraverso un corso offerto direttamente dal mio liceo, però chiaramente il test, quando lo feci io, verteva su argomenti che si erano studiati durante il percorso di studio appunto superiore. Quindi il modo migliore è proseguire in quella strada e prepararsi appunto sui vari le quattro discipline di cui citava prima il professore. Possiamo passare... Ecco, grazie, facciamo direttamente così. Vorrei richiedere se l'esame FIRST, la certificazione FIRST, fosse richiesta soltanto all'iscrizione oppure anche dopo aver superato il test, quindi essersi iscritti, se ci fosse la possibilità di magari frequentare un corso di lingua inglese e prendere la certificazione direttamente a Torino. Si consultano i professori sì. E poi... Dipende se stiamo facendo riferimento al primo o al secondo livello. Il requisito sulla lingua... Laurea magistrale. La laurea magistrale. Per la laurea magistrale la certificazione dell'inglese è un requisito in ingresso, quindi bisogna essere in possesso di un'adeguata certificazione per poter accedere alle nostre lauree magistrali. Il discorso perché chiaramente è conseguenziale rispetto al primo livello, dove invece è un requisito che riguarda la laurea abilità, quindi implicitamente in pratica tutti i nostri studenti soddisfano questo requisito. Chiediamo anche a chi vuole unirsi a questa comunità di partire sulla stessa base, sullo stesso livello. Grazie. Buongiorno, ho una domanda. Una volta svolto l'esame di ammissione per la triennale al Politecnico, quindi il TIL credo si intenda, quando si è sicuri di essere entrati? Cioè quanto tempo decorre dalla data del test alla conferma, insomma, di essere di avere accesso all'università? Sì, allora la risposta è articolata e dipende dalla natura dello studente e dalla natura del corso di studio. Però diciamo che, come avete visto probabilmente sulle pagine, esiste un risultato del TIL che è 60 centesimi, che si matura come? Facendo risposte ovviamente corrette, ciascuna delle quali vale un punto, limitando il numero delle risposte errate che invece vi penalizzano di 0,25, eccetera, eccetera. Quindi c'è un meccanismo standard di valutazione del punteggio. Avete un punteggio minimo che se siete ovviamente che dovete rispettare. Se siete sopra questo punteggio minimo fino a 50, sicuramente sarete immatricolati a un corso di studio. Sto parlando per ingegneria, che è quella che probabilmente riguarda il maggior numero di persone che sono qui presenti. Che vuol dire che nelle vostre scelte avrete dato una prima, una seconda scelta, in funzione poi di una graduatoria che verrà fatta dopo l'ultima sessione di TIL di settembre, vi porterà in una posizione in graduatoria che vi farà accedere a un corso di studio. Potrebbe essere anche la prima scelta, ma non è garantito. Invece, se avete un punteggio superiore, ovviamente, a 60, siete, almeno di 60, siete garantiti di immatricolarvi da subito, diciamo, al corso di studio che avete selezionato come prima scelta. Quindi questo è il meccanismo principale con il quale avviene
l'immatricolazione sulla base del risultato del test d'ingresso. Grazie mille, professore. E ci dicono di chiudere perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Immagino abbiate ancora molti dubbi e domande, per questo sono adibiti gli stand appositi sul corso Castelfidardo. Vi ringraziamo tutti quanti per l'attenzione, ringrazio il vice rettore alla didattica, il professor Sebastiano Foti, e il referente all'orientamento, il professor Gianluca Piccinini. Grazie a tutti e spero di rivedervi presto qui al Politecnico tra i nostri corridoi.